e tir fuori lì dentro. Signori, Malavazza. Nu servu tempo fa rinta na piazza pregava Cristo in cruci e ci riscia Cristo lumi patruni me trapazza me tratta come cane per la via si piglia tutto qui la sua manata, ma la vita mia, dici che è mia, distruggi la Gesù, la mala razza, distruggi la Gesù, fallo per mia, sì, fallo per di
bastone tira fuori i denti, tu ti lamenti, ma che ti lamenti, piglia un bastone tira fuori i denti, tu ti lamenti, ma che ti lamenti, piglia un bastone tira fuori. Signori, non butti campane. Figlia che chiamano ballo, mamma, mamma, non butti noia, che mamma manca ragazzi e non butti campanoia. E l'uomo che se va a sendoia, il calzo non ce la fazzi, e la mamma con te apresce. Per calzo te la figlia mai. E la mamma tutta brucia o tu ma non te la figlia mai. Bene, noi finiamo con questo. Questo flasso che avete fatto con lo condividolo con Emanuele Natalizio per questo suo 10° anniversario di attività con il suo ristorante in Patriarca. Auguri Emanuele.
per essere tutti quanti qui stasera a festeggiare questa meravigliosa festa del 10° anniversario. Ciao Beppe. Ciao. Ciao. Patriarca, professionista del gusto. Buonasera a tutti, ciao Beppe, grazie. Dunque, la serata a cui siamo chiamati a partecipare questa sera è una serata un po' speciale, un po' diversa, perché sotto in questo clima invernale, autunnale, così morbido e delicato, noi festeggiamo non il compleanno di una persona, non il compleanno, diciamo, semmai di un cane, di un gatto, di un canarino, un pesce rosso, ma il compleanno di una attività di ristorazione. Sono cose di cui siamo capaci solo noi abituati, però siamo felici di questo. Su queste, come dire, chianche, stasera festeggiamo il compleanno di un esercizio. Questo vuol dire che è come celebrare un po' lo stare insieme, la vitalità, e questa festa di piazza regalata alla nostra città lo dimostra. Forse diciamo che questo è il ristorante simbolo di questa piazza cattedrale e in un certo senso anche di una certa rinascita della città di cui è stato il precursore, a me piace pensare questo, ben prima di tante altre poi attività che sono seguite. Dunque un paio di istruzioni per l'uso di questa serata. Per festeggiare insieme a voi i 10 anni
di attività di ristorazione a cui il piacere di fare un pochino da padrino, diciamo che dobbiamo accettare il fatto che ci siano, come in un piatto, in un couscous di varie tradizioni gastronomiche, tantissimi ingredienti questa sera. C'è stato un gruppo folcloristico, lo Pampanelli, che io ringrazio, c'è stato Beppe Granieri, e ci saranno tanti personaggi e tante eccellenze che daranno il contributo a questa serata. Si è pensato a un incontro di pensieri, di gastronomia, di musica e poi alla fine di comicità. E saremo lietati, guardiamo il primo ospite, dallo show cooking di uno chef d'eccellenza che è Gaetano De Gennaro. Chiamo su questo palco. Buonasera, ciao Gaetano. C'è il microfono acceso? Accendiamo il microfono? Se no gli presto il mio. Buonasera. Oltre buonasera, insomma. Per il momento cominciamo con buonasera, che è la cosa più... Allora, tu farai uno show dal vivo, vero Gaetano? Sì, in collaborazione con i miei appunto collaboratori. Dicevo, in collaborazione con... Tu sei un genio sottovuoto, hai saputo tu? No, maestro, no, attento, perché magari... Sì, diciamo che sono uno che... Due minuti mi danno da Michele D'Agostino, quindi chiamiamo... Salvo, grazie. E adesso vorrei chiamare sul palco quello che nominavo prima, Michele D'Agostino, prego maestro, che è uno chef di eccellenza. Buonasera. Dunque... Lei è maestro di cucina, executive chef, consigliere nazionale dell'Ordine dei Maestri di Cucina, presidente regionale dell'Unione Cuochi di Puglia e coordinatore nazionale dell'Ateneo della Cucina Italiana. Cioè, è veramente troppo, imbarazzante. Abbiamo fatto qualcosa. Noi siamo felici di averla qui, poi ci facciamo una chiacchiera, prego. Scienziato, ricercatore, ordinario di medicina interna all'Università degli Studi di Bari, che è qui con noi. Buonasera a tutti. Cioè, noi non ci siamo parlati, quindi io non so che cosa faremo adesso, e io sono qui in attesa di ricevere qualche domanda. Vabbè, iniziamoci a sedere, così chiamo chi ci ha coinvolto in questa... Mettiti lì, Antonio, se ti va. Chi ci ha coinvolto in questa esperienza. L'ultimo dei nostri ospiti è un cuoco simbolo, secondo me, del nostro tempo. Anzi, uno chef. Si chiama Daniele Cardarulo ed è un personaggio di estrema, come devo dire, importanza mediatica in questo momento. È vincitore di Caccia al Cuoco, hai partecipato a varie trasmissioni su Rai 1. Buonasera alla città di Bitonto, grazie Raffaello. Beh sì, è una gran bella presentazione, grazie per la presentazione. Già, ex, sì. No, io sono veramente molto onorato, io ci volevo essere presente a questo grande evento. Volevo fare gli auguri a Emanuele Natalizio. Gli auguri a Emanuele li facciamo perché veramente dopo 10 anni di attività, anzi lo chiamiamo come Canavacciuolo, o magari come tutti lo conosciamo come Canavacciuolo, quindi magari lo chiamiamo, lo invitiamo qui sul palco insieme a noi. Signore, aspetta un attimo. Chiamiamo sul palco il padrone di casa, lo chef informato magnum, il guru alimentare dei social, il ricercatore di cibi pugliesi. Signori e signori, le sue qualità sono la magrezza e l'umiltà. Ecco a voi Emanuele Natalizio. Grazie a tutti, grazie a Raffaello, grazie agli ospiti che hanno accettato il mio invito, grazie alla città che ha accettato il mio invito, e io spero che questa mia festa diventi la loro festa. Prima di andare via, io ti voglio chiedere una cosa seriamente. Che impressione ti dà, che emozione ti dà festeggiare questi 10 anni di cammino, di ricerca, di azienda, di attività, di studio? Beh, 10 anni sono pochi, ce n'è di strada. Io spero almeno di farne altri 40, poi si cresce, 40 sono troppi, dove vado? 30, 7, 20, oh! Quindi, no, che dire, i progetti sono tanti,
tanti ne ho, tanti progetti con l'azienda, tanti progetti personali, c'è tanto progetto per l'estero. I bidottini che passano a volte anche 15 ore al giorno in cucina, al caldo, oggi di caldo forse non è neanche il caso di parlare, con la temperatura che c'è forse possiamo parlare, Daniele, di bassa temperatura, di cottura a bassa temperatura. Stiamo cuocendo un po' tutti a bassa temperatura stasera, per usare un termine tecnico. A me piace parlare molto della nostra terra, della Puglia, e di farlo fuori dalla Puglia. Ultimamente abbiamo fatto una manifestazione di grandissimo successo, qualche giorno fa si è chiusa ed è stata la giornata mondiale della tiella di riso, patate e cozze. Conoscete tutti la tiella di riso, patate e cozze? C'è qualcuno che non la conosce, alzi la mano, nessuno. Ma l'idea non era quella di farla conoscere appunto a noi pugliesi, ma di accendere i riflettori sulla nostra terra, sulla Puglia. Una Puglia che, come dicevo prima, a volte neanche noi riusciamo a capire quanto sia bella. Io ieri sera ero con un grande attore che tutti conoscete, Raul Bova, che ha affittato una masseria dalle parti di Montalbano di Fasano. E lui diceva una cosa bellissima. Diceva: voi in Puglia avete gli ulivi. Gli ulivi sono delle sculture, sono delle opere d'arte bellissime. E la fortuna dei pugliesi è che Dio in Puglia si è concentrato un po' di più. Messaggio che comunque oggi volevo lanciare. Non capita spesso di essere seduto un po' alla sinistra del professor Moschetta, quindi io mi avvicino un po' di più perché per me è veramente un grande onore, quindi grazie professore, perché non capita spesso, quindi assolutamente. E dicevo, oggi la figura del cuoco comunque è una figura che si avvicina sempre di più alla figura di un nutrizionista. Perché oggi non si limita solo magari a cucinare, con tutto il rispetto, un piatto di spaghetti che bisogna anche saper cucinare, attenzione. Oggi si va oltre. Oggi si va oltre la conoscenza della materia, ma sin dal campo, no? Dal campo a tutta la filiera produttiva, al momento in cui magari tutta la merce e derrate alimentari arrivano in un laboratorio, alle fasi di stoccaggio, alle fasi di manipolazione, insomma è tutto un mondo, per non parlare poi del profilo anche HACCP, che appunto in Italia comunque è uno dei paesi un po' più tartassati a livello di norme igienico-sanitarie. Ecco, questa è la figura del cuoco, una figura sempre in continua evoluzione, e questo è il messaggio che comunque deve far passare. Io mi collego brevemente un po' al discorso iniziale del professor Moschetta, e io chiederei magari cortesemente alla regia, a Daniele, di mandare comunque, no, non è un video, è un semplice selfie che mi sono scattato precisamente un paio di settimane fa. Allora, questo qui era un pacchetto di sigarette, no? Sappiamo benissimo su tutti i pacchetti di sigarette cosa c'è scritto. Bene, io la stessa campagna di sensibilizzazione la voglio vedere anche sugli alimenti, sul cibo spazzatura. Questo è il mio sogno ed è questo ciò che io vorrei vedere su tutti gli alimenti spazzatura. Professore, questo è un po', è una mia cosa strettamente personale. Cioè, oltre il fumo, anche il cibo. Noi siamo quello che mangiamo, ha detto lei prima, professore, no? Ed è giusto che sia così. Quindi era un selfie che comunque volevo condividere un po' con questa magnifica... un po' questa fotografia. Sì, è un po' scioccante, quindi però la volevo comunque condividere con tutti voi. Grazie Daniele. Grazie a voi. In una confezione o nel contesto di 3 centimetri cubi, un bambino oggi trova il contenuto di zucchero che il suo genitore avrebbe trovato in 3 metri cubi di frutta. La raffinazione, che è un processo, se vogliamo, legale, magari anche ottimale, dove non si trovano dei composti chimici errati, ma la raffinazione di per sé è servita all'industria con l'obiettivo di riuscire a vendere dall'altro capo del mondo quelle che erano le nostre forze. Pensiamo alle nostre farine, pensiamo anche al nostro olio, ma pensiamo a tutto quello che noi riuscivamo attraverso la raffinazione a poter conservare meglio. Bene, durante la raffinazione noi abbiamo mantenuto un quantitativo di zuccheri, un quantitativo di carboidrati diversi, abbiamo modificato totalmente la capacità di controllare la qualità del cibo nello spazio.
e quindi un discorso di spazio va ripreso grazie ai cuochi. Uno dei sogni più belli, lo dicevo prima, oggi entrare a Bitonto in un ristorante, in una pizzeria e vedere lo chef che viene incontro o anche i camerieri che si avvicinano e ti spiegano che cosa c'è nella carta, nel menu e qual è la qualità. Ecco, questa è una grande vittoria. E sapete, oggi addirittura si osanna il digiuno. E lo sapete perché osanniamo il digiuno? Perché la maggior parte delle persone hanno notato che dinanzi a determinati alimenti hanno dei sintomi, quale può essere il bruciore di stomaco, la dispepsia o di notte il reflusso, o al mattino la gola secca, la faringite. Ecco, questi sintomi derivano da un'interazione sbagliata con l'alimento che si assume, che magari non va bene per il proprio organismo in quelle condizioni. La reazione principale qual è? Addirittura è quella di dire: se io non mangio, sto meglio. Quindi noi, insieme ai cuochi, agli chef e ai cultori della materia, quello che vogliamo diffondere è la cultura del cibo, intesa come cultura della qualità del cibo, a partire dai campi per arrivare in periferia. Io credo che nei nostri supermarket ci sia cultura. Quello che manca, lo diceva Daniele, lo ha detto prima anche Sandro Romano e il collega, quello che manca è cultura, cioè trasfondere quelle che sono le informazioni. Per cui io sono in un mondo in cui al ristorante, oltre che avere questo aggeggino per vedere quanto costa, magari c'è un'app dove ti avvicini e ti dicono: guarda che questo serve a quello. Per cui concludo dicendo: è vero, si va troppo in TV, i cuochi sono sempre in TV, addirittura i nostri presentatori sono diventati esperti di cucina, però io dico che va bene perché quando si riesce, dando le informazioni giuste, ad arrivare in periferia usando tutti i canali, bene, quella è prevenzione, quella è salute. Grazie, grazie. Il pesce che viene cotto a bagnomaria in un vaso. Questi sono vasi che io utilizzo per fare la vasocottura, però parlare di vasocottura anche ai presenti casalinghi sarebbe un pochino noioso forse, maestro. Quindi cominciamo, ho portato questa idea e l'ho portata un po' alla base di tutti, perché un po', anche se stiamo arrivando al punto di averci, sono già delle macchine sottovuoto per casa. Lo impegno, nessuno ha un contributo, nessuno ha una startup, nessuno ha un'agevolazione, noi siamo qui grazie a loro perché ci rischiano, ci mettono impegno, ci mettono la faccia e quindi a loro i bitontini devono essere grati e noi soprattutto dobbiamo essere al loro fianco. Quindi auguri ad Emanuele e a tutti i ristoratori e grazie, tutti insieme cerchiamo di vincere questa sfida. Grazie, grazie. Grazie Domenico Damascelli, io ringrazio ancora Antonio. Ha una toponomastica, diciamo, unica al mondo. Ancora oggi, se due si danno un appuntamento, è possibile sentire delle espressioni tipo «Nevedoim nanza la porta du Carmen», oppure «sotta Santa Teresa», che è sotto una santa, non è che sia proprio un luogo, diciamo, di massima eleganza. «Nanza la luce eletta», tutta, senza distinzioni, «sotta un orologio», luogo a cui accedi dalla piazza antistante, nota a tutti, non dal nome di Guglielmo Marconi, l'insigne scienziato a cui è dedicata, ma come la Manic della Frasaun, a proposito di cucina, il manico della padella, cioè una piazza a forma di padella. Sotto a San Francisco la scarpa, noi abbiamo la fissazione di infilarci sotto le sottane dei santi, sotto sopnanza dreit, ti immagini la cordigliera delle Ande e invece avete una piazza splendida come questa. Grazie, grazie a tutti. C'è la torta? Ma non la vedo io la torta. Dove sta? Sta arrivando. Facciamola arrivare. Vabbè, vi racconto com'è nata la torta con le candeline. La torta candeline è nata nell'antica Grecia perché per rendere omaggio alla dea Artemide, che era la luna, venivano fatti dei dolci molto tondi e venivano resi splendenti da delle candeline illuminate. Da allora siamo soliti celebrare il compleanno mettendo su dei dolci di forma tonda delle fiamme che rendano splendente questo momento. Però la torta non arriva, io non so altro, per cui cercate di darmi un mio aiuto. Vieni qua, Emanuele, Emanuele, sali come sul palco intanto, che loro la portano. Vieni qui.
Com'è andata la serata? Tu che dici? Lo lascio dire a te, oppure lo lascio dire a loro. Ringrazio Giuseppe Salierno che ha dedicato questa splendida torta ai 10 anni del Patriarca. È un'opera d'arte questa torta, grazie. È un pezzo di cattedrale, avete staccato un capitello praticamente. Bella, grazie maestro Salierno, grazie. C'è un omaggio che ti vogliono fare i tuoi ragazzi. Che chiamo sul palco, perché la cosa più bella è quando i ragazzi danno un omaggio al proprio capo e al maestro. Grazie a tutti, e questo è un piccolo pensiero per il Patriarca. Pino un po', diciamo, sì. Guardalo. Lo dobbiamo far inquadrare a lui. Giro un po', c'è scritto: lo staff del Patriarca augura ad Emanuele un futuro mai sazio di soddisfazioni per il 10° anniversario. Grazie di cuore. Salutiamo lui, il tuo collega che è lì, e vediamo a che punto è arrivato, poi salutiamo il pubblico intanto che preparano il palco per il prossimo ospite. Sì, vado io da Gaetano. Gaetano è uno dei miei colleghi, più che colleghi io li ritengo sempre amici, perché collega mi allontana un po', per me sono tutti amici, sono, e preferisco, ho scelto Gaetano perché forse ritrovo in lui quello che sono i miei progetti, il mio modo di pensare oggi la cucina del futuro. Quello di pensare la cucina salutistica, quella che vorrei che si facesse per i nostri figli, per i nostri nipoti, per tutti. Un modo di cucinare semplice, ma che ti porta grandi soddisfazioni e poi fa bene. Mangiare così fa solo bene. Ti rubo il microfono. Mi è dovuto, perché devo. 10 anni di attività, 10 anni di sacrifici, ma tanti. Mi sono costati tanto e ho tolto tanto, perché ho tolto tanto, no, assolutamente. Devo dire grazie per questi 10 anni, siamo arrivati a questo traguardo, perché però devo ringraziare la mia famiglia, perché a mia moglie e mio figlio ho tolto tanto di quel tempo e devo ringraziare. Però 10 anni di vittorie e di successi li devo anche a loro, e soprattutto a loro e a tutti quanti. Grazie a te di aver fatto da padrone di casa, di aver postato questo mio desiderio. E che ti devo dire? Vi lascio. Voglio solo dire che i miei camerieri serviranno un pezzo di torta che taglieremo, la serviranno insieme a uno spumante, quindi brindate e mangiate un pezzo di torta, non alla faccia mia, a Bitonzi c'è la faccia mia, alla salute mia. Quindi grazie a tutti, grazie alla città di Bitonto, grazie a chi è intervenuto, al sindaco che è venuto a salutarmi, Domenico, grandissimo amico, ai miei colleghi, amici che sono venuti, e a questa bellissima città. Grazie a tutti, arrivederci. Ciao Emanuele, grazie, arrivo subito a mangiare con te. Il personaggio che ora è qui presente,